Signori, eccoci qua. Sabbe. Buonasera a tutti. Buongiorno a tutti. Benvenuti in questa nuova live di come uccidere un personaggio. Quest'oggi parleremo di quattro personaggi prossimi alla morte. No, non è vero, ma chi lo sa, potrebbe anche essere. Diran ha già dato. Diran dice di aver già dato. Questo lo decideremo noi. Vedremo. Allora, signori, com'è andata questa attesa molto breve? Perché abbiamo giocato giovedì e siamo di nuovo qua. Quindi è stata molto, molto breve. Devo dire che ci voleva questa attesa breve, anche perché stasera andrà tutto bene. È il vero, motto di questa sera. Anche tu sei di questo parere, vero? Sì, sì. È il motto di questa sera. Bene. Molto importante, bene. Teniamolo a mente. Sono felice che in qualche modo tu te ne sia ricordato di questa cosa. Diciamo che suona quasi come una minaccia per gli altri. Anche di familiare. Anche di familiare. È un mantra, andrà tutto bene. Giusto, giusto. Ma innanzitutto ringrazio i Five Dragons Collective, non so se li conoscete, hanno un canale, anche loro fanno streaming di gioco di ruolo, ogni tanto fanno dei talk. Non so se avete presente voi, ragazzi. No, mi dice qualcosa? Conosco completamente. Niente. Mi dice nulla. Ok. Mi sono un po' antipatici, anzi. Pensavo. Quel ah, sì? Cioè lui in particolar modo di fa antipatico. Ok, vabbè, sì, raga, sì. Capi. Vogliamo fare, che cazzo, qua mi stanno comparendo medaglie e Windows mi deve dare le informazioni di quello che succede nel mondo in questo preciso momento. Comunque andiamo a noi, ragazzuoli. Quindi nuova live di Curse of Strahd, in cui sono passati pochi giorni dall'ultima live che abbiamo fatto. Innanzitutto chiedo alla nostra gentilissima chat: ragazzi, come ci sentite? Ditemi che per una volta ci sentite bene, che non ci sono problemi, così io posso piangere in santa pace. Se tutto va bene in stream, vuol dire che è TPK. Anche perché io mi vedo sfocatino, non ho capito perché. Webcam. Forse ti avvicinare un po'. È colpa del carissimo Discord. Che meraviglioso. Stai per caso insinuando che Discord potrebbe dare problemi? Siamo a Rotterdam, tra l'altro, per qualche motivo ci ha piazzati là. Noi ci andiamo in Russia, che c'è nel gas. Vediamo se ci... Mi sento più a casa adesso. Ok, ok, forse... Una strana assente di vodka. Ci dissociamo da qualunque accento troppo marcato. Non è assolutamente... Io sto ruolando. una parodia di qualcosa. Che avevano un po' di tosse, scusate. Dunque, signori belli, siete pronti? Questa nuova no. Lives. Vedo che qualcuno ancora deve entrare su Fantasy Ground. Ma chi esattamente? Qualcuno a caso? Non si fanno nomi, si dice il peccato, non si dice il peccatore. Giusto. Mettiamola così. Comunque, allora. Io più che altro non capisco, ragazzi, mi preoccupo per l'audio, al di là delle mie cuffie che per qualche motivo piacciono già un po', appena la CPU poco poco si alza le cuffie cominciano a fare rumori strani, più che altro perché in una delle live in particolare è stato comunicato da parte di alcuni di voi che ci sono problemi con l'audio, cioè il mio audio si sente forte e chiaro, quello dei ragazzi si sente piano. Il problema è che, ragazzi, io materialmente li ho al massimo, cioè su tutti, quindi non capisco. Vabbè, tu dici proprio la puntata, l'episodio quello vecchio, diciamo, uno dei vecchi episodi, dodicesimo, tredicesimo episodio. Non lo so, io provo a risentirlo, mi sembra si sentisse bene, però evidentemente
Forse non è così. Detto questo, ragazzi, che ne dite se ci spostiamo nel nostro carissimo layout per iniziare questa nuova sessione, la 20ª sessione di Carso Strand? Che bel numero. Mi fa paura. Beh, si dice che le sessioni siano 20 di Carso Strand, quindi siamo arrivati a dove dovevamo arrivare, no? Davvero dicono no? Che sono 20 sessioni? No, no, sto scherzando. No, in genere. Sto scherzando, ovviamente, però vediamo come andrà sì, questa... Non riconoscete il senso dell'umorismo qui del dottore. Dico. Ragazzi, mi cadete. Allora, spostiamoci. Chissà, la prima domanda sarà, funzionerà la transizione? Che per qualche motivo non funziona mai? Lo vediamo subito, via! Ovviamente non ha funzionato. Bene, amo quando... Sai, uno si impegna a fare le cose e puntualmente non funzionano, quindi va benissimo così. Allora, innanzitutto io direi, metto un po' di musica e poi iniziamo subito a giocare. Dunque, dovrebbe essere questa. Allora, ragazzi, l'ultima volta che abbiamo giocato... Ci siamo fermati con voi che siete andati alla locanda. Queste cose le sposto di qua così Discord non impazzisce. Con voi che vi siete fermati che siete andati a dormire alla locanda, alla Blue Water Inn. Come si può vedere anche dalla grafica. Ragazzi della chat, ditemi se per caso la musica non dovesse andare bene. Comunque, dicevo, una volta qui... Avete riposato, consapevoli del fatto che oggi sarà il giorno in cui si festeggerà il Festival del Sole Bruciante, il Sole Cocente. Un festival organizzato dal borgomastro Vargas Vallakovic di Vallachia, appunto. Quindi siete andati a letto, ma poco prima di andare a letto avete assistito in maniera indiretta, da giocatori e non da personaggi, a un dialogo che ovviamente non sapete dove andrà a parare né tantomeno quale sarà il suo significato. Ragion per cui, signori, ripartiremo esattamente da qui, da voi che chi più chi meno avrete riposato per 4 ore, soltanto per 4 ore, chi magari avrà fatto un riposo un po' più intenso. E detto questo, faccio l'ultima cosa, ovvero modificare la mia webcam che per qualche motivo è diversa rispetto al solito. Mi accentro anche io. Ne approfitto per dire, Master, sì, che ti ricordo che Diran ha passato altre 4 ore a studiare il libro Mastro di Bilinski. Ok. Va bene, mi sento troppo illuminato. Ok, dicevo, ragazzi, chi più chi meno vi sveglierete, chi prima chi dopo, attirati da rumori, o meglio, l'atmosfera del festival inizierà a farsi sentire. Quello che sembra il vocio di gente per strada e anche di persone che iniziano a parlare, a dialogare, quasi come se fossero sotto la finestra della vostra stanza, inizia a riempire l'atmosfera. Le strade quindi iniziano a ghermirsi di persone e uno dopo l'altro inizia a svegliarvi. Mi alzo pigramente, trascinando i piedi alla finestra. Ok. Vorrei appunto osservare fuori. Ti affacci fuori. Vallachi sembra un'altra città. In questo preciso momento vedi gente che inizia a lasciare la propria abitazione, chiudendosi la porta alle spalle,
dirigendosi verso tutti come un... come dei... come dire... delle ramificazioni di un fiume, e iniziano a condensarsi tutti verso lo stesso flusso, la strada principale che porta alla piazza. E proprio mentre ti affacci, vedi diverse persone con degli strumenti musicali che guidano un po' questa grande quantità di persone, questa mandria di persone. Tra questi, fammi un test di percezione sulla torre. Tra questi noti una grande svariata quantità e tipologie di persone. Gente che avete avuto modo di incontrare anche di sfuggita in città e gente che non avete mai visto prima. Ma tra tutti noti anche dei dettagli. Ci sono parecchie persone, molte di queste sembrano delle guardie, che stanno trasportando delle zolle di fieno, dei blocchi di fieno. Nel frattempo la gente si alterna, inneggiando e gridando, e hai modo di sentire, proprio mentre sei affacciato, passare sotto la finestra, qualche ragazzino che corre, e uno di loro saltella, fa un piccolo salto agitando le braccia in aria e dice: andrà tutto bene, andrà tutto bene, e continua a correre verso questa grande massa di persone intente a festeggiare. Vedi anche molte persone di quelle che hanno le abitazioni a più piani affacciate dalle finestre. Un'atmosfera festosa. Mi giro verso le mie compagne, batto sullo stipite della porta. Hanno già cominciato. Io penso di essermi lentamente svegliata sentendo i rumori della strada, mentre diciamo Diran è intento a guardare la finestra, appena sento il rullo di tamburi lancio la mia coperta in aria che va a finire letteralmente sul letto di Tauriel, e praticamente mi vado a spiaccicare letteralmente il viso contro la finestra. Stavo guardando io. Levati, non vedo niente. Sembra che stiano preparando una pira. No, vedi soltanto delle persone che stanno andando con questi blocchi di paglia che li portano appeso verso la piazza. No, questa è una teoria del personaggio, okay. Lo dice. Se stanno portando dei covoni di paglia, che ci sia qualche sorta di pira, qualche falò propiziatorio. Non lo so, ci sarebbe da andare a vedere. Sembra curioso, senti quanta gente. Guarda. Mi torno verso il letto, mi rimetto la camicia, mi ricomincio a rivestire. Beh, ricorda Damia, la migliore distrazione per il popolo è la festa. Fa dimenticare i problemi. E anche magari una cattiva gestione del paese o del villaggio. Deve essere una grossa distrazione. Questo ne fanno dall'anno? Probabile. Buongiorno comunque. Buongiorno. Io già sto velocemente... praticamente mi sto rivestendo di fretta e furia. E guardando Tauriel, sta ancora dormendo, suppongo. No, sto pregando probabilmente. Su, non siete curiosi? Continuo a pregare. Oh, vi prego, dai, andiamo! Diciamo, ok che ci sono cose particolari da vedere, ma è una festa. Giusto, Diran? Gli do una gomitata. Sì, se me l'avessi chiesto una settimana fa sicuramente sarei stato più entusiasta. Non che non sia eccitato dalla cosa, ma occhio. Diamoci un obiettivo. Damia. Ok. Mi rimetto in piedi.
Non eri tu a volere assolutamente risolvere prima di qualunque altra cosa quella situazione? Sì. Ma è una festa. Ma non prima? Esatto, non prima di avermi fermata al banco delle mele caramellate e dello zucchero filato. Insomma, credo che sia legittimo avere delle priorità, d'accordo? Fermati in quei banchi e... Chi viene con me a parlare con il ragazzino? Diram, credo che sia più adatto oggi. Io e Tauriel e io e Nazara andremo alla chiesa. Che ne pensi? Io penso che dovremmo muoverci tutti assieme. Credo specialmente oggi. Credo che sia una buona idea quella di Diram. E, mi avvicino anch'io alla finestra. Magari senza fare troppe cazzate, vista il numero di guardie. Ok, quindi le vostre intenzioni saranno quelle di sistemarvi, darvi una sistemata e andare fuori a vedere, se ho capito bene? Sì. Ok. In che outfit andrete? Nel senso che vi vestirete in maniera magari più particolare, utilizzando degli abiti nuovi, porterete con voi delle armi, come volete effettivamente andare fuori? Allora, io ho comprato degli abiti appositamente per l'occasione. Terrò comunque addosso sia lo stocco che la balestra. Okay. E terrò il gilet di cuoio di pelle, quindi la mia armatura. Okay. Come avevo comprato quella camicia bianca molto a sbuffo e dei pantaloni di pelle con gli stivali. Ok. Gli altri? Armatura. Io ho tutto con me. Non girerò, diciamo, con lo zaino, per così dire. Io metterò, invece che i soliti vestiti gualciti da viaggio, quelli nuovi, però anch'io l'armatura. Ne porterò, sì, il resto. Ok. E tu, Tauriel? Armatura. Metterò okay. L'armatura e porterò, come ogni giorno, tutto con me. Damia, invece? Damia non indossa nulla di particolare, semplicemente prenderò la mia borsa, mi vestirò di fretta e furia, sto letteralmente fremendo, batto nervosamente il piede aspettando che si decidano ad uscire dalla porta. Ok. Impazientemente Damia scenderà per prima. Poco dopo inizierete a darvi una sistemata anche gli altri. La seconda ad arrivare sarà Tauriel, seguita poi da Nazare e per ultimo Diran, che è quello che in maniera un po' più particolare si è vestito in maniera un po' più particolare. Scenderete le scale, supererete l'uscio della porta e anche lì vedrete il marito, questa volta, il padrone, il proprietario della locanda, e guardandovi vi fa un cenno e dice: anche voi andrete al festival, credo. Sì, mi sembra una buona occasione. Sia per dare un'occhiata, sia per, sai, magari avere un giorno in cui, se dovesse realmente andare tutto bene, e faccio un sorrisino, in cui magari poter comportarsi normalmente, vivere normalmente. Lo spero. Mia moglie e i miei figli sono andati anche fuori per dare un'occhiata a quello che sta succedendo. Sembra che il borgomastro, come sempre, non si sia poi smentito tanto. Sta cercando di fare le cose parecchio in grande. Abbiamo visto delle balle di fieno. Sapete qualcosa sul programma della festa?
Credo che facciano parte dei festeggiamenti. Non so bene che tipo di utilizzo ne voglia fare. Per l'ultimo festival non è stato un bello spettacolo con quei lupi. Spero che questa volta non ci siano creature di mezzo. Lupi? Sì, l'ultima festa era incentrata sui lupi. Ancora qualcuna delle teste è appesa fuori dalle palizzate. Ah, ok. Per questo ci ha tenuto a specificare che andrà tutto bene. Sì, diciamo che una buona parte della città si fida del borgomastro. Così come c'è anche una buona parte della città che non si fida assolutamente di lui e che simpatizza per altre correnti politiche. Mi guardo intorno, Master. Ci sono altre persone in taverna? Nessuno. Che altre correnti politiche circolano in città? Il borgomastro Vallakovic non è l'unico a far parte di una famiglia altolocata. Ci sono altri nobili qui a Vallaki che in qualche modo non sono totalmente d'accordo con la sua, con il suo modo di gestire la città. E che preferirebbe ovviamente avere dalla sua questa possibilità. Ma, come dire, borgomastro è il borgomastro. Master? Sì. Verso dove stavano portando quelle, quella paglia? Centro città. Esattamente centro città. Okay. Yes. Da che parte è la chiesa? Come? Da che parte è la chiesa? Alla parte opposta. A proposito, abbiamo avuto il piacere di incontrare tua nipote. Ti guarda un po' stranito. Mia nipote? Sì. Lo guardo abbastanza in maniera... La cugina? Era cugina o nipote? Erano i suoi zii, se non sbaglio, loro. La corva Mannara. Ti guarda, sgrana gli occhi, si dà un'occhiata in giro. Preferirei che non si sapesse questa cosa. Ovviamente. E tra l'altro vi dobbiamo tanto, sia a voi che a quella donna. Vi guarda, si porta le mani sul petto, chiudendole sul petto, e guardandovi dice: ma sono stranito che Muriel in qualche modo si sia esposta, soprattutto che vi abbia rivelato un'informazione così importante. Chi siete voi? Rido. Mi passo una mano sul volto. Per certi versi mi faccio la stessa domanda. Lei ha detto che ha visto qualcosa in noi. Chi siamo? Hai avuto già occasione di capirlo? Va bene, va bene. Ci sarà magari del tempo per parlarne. Faccio un cenno con la testa. Grazie ancora di tutto. Prima di andare, avete visto i nostri amici? Sì, sono usciti un quarto d'ora, 20 minuti prima di voi. Erano belli imbacuccati, a dire il vero. Portavano una mantellina e un cappuccio sulla testa entrambi. Quando sono usciti hanno detto di informarvi che sarebbero andati a dare un'occhiata. Ok, grazie per l'informazione. Di nulla. Pensavo rimanessero qua, mi giro verso Tauriel. Vado con loro ieri sera. Non siamo arrivati in tempo. Probabilmente danno per scontato che ci troveranno lì.
Non mi fa stare tranquillo questa cosa. No, ma forse mi guardo un po' attorno. Forse è meglio in mezzo a tanta gente che qui. Comunque da soli. Dato che noi dovevamo lo stesso andare via. Non è scontato quello che dici. Va bene. Cerchiamo di intercettarli. Ok. Dopo aver stato... Dimmi. Se vedo Tauriel uscire dalla locanda con il suo aspetto normale, le faccio segno di fermarsi. Cosa? Spicchi molto tra la gente così. Ti guardo dal basso. Ho un'idea a proposito. Tauriel, ti ho vista. Sai fare la stessa cosa che so fare io. Intendo il cambiare di aspetto. Non esattamente la stessa cosa, ma... Perché me lo stai facendo notare? Potresti tenere l'armatura e comunque mettere qualcosa di più elegante? No, posso soltanto in qualche modo modificare la mia altezza. Non altro. Mi dispiace. Peccato. Vabbè, come ti ho detto, sarà magari per un'occasione migliore. Magari quando qualcuno non vorrà ucciderci. E schiocco le dita e divento più bassina, statura normale. 1,60, okay. 1,65. Ok. Io nel frattempo sono alla porta, praticamente Dami è davanti l'uscio che sta guardando, sbircia praticamente fuori dalla porta e lancia occhiate di continuo verso voi e verso l'esterno. Io guardo Diran e Tauriel. E poi Damia, secondo voi dovremmo metterlo un guinzaglio? Damia? Sì. Divertimento o non divertimento, evita di fare cazzate. Include anche borseggiare o... Perdonami? Cosa? Sta scherzando, Tauriel. Sì, certo. Damia? Sì? Ti porgo il braccio. Vieni, andiamo, tesoro. Che palle. Vieni qui. Me la sghignazzo sotto i baffi. Anzi, in realtà senza curarmi... troppo di nascondere un sorriso. Ok. A braccetto. Sì, sì, me la tengo sotto braccio. Ok. Tutto il tempo di tempo. Tutti e quattro iniziate ad allontanarvi dalla locanda. I rumori della festa iniziano a sovrastare ancora di più tutto il resto. E mentre vi incamminate per seguire il flusso di persone, non potete fare a meno di notare che ci sono una moltitudine di volantini a terra, così come anche di volantini affissi sulle pareti, tutti che parlano e citano dell'ovvio festival del sole bruciante, che ovviamente invita la gente ad accorrere in piazza per questo grande evento. Sono più o meno le 9 di mattina e iniziate, come vi ho detto, a fare strada allontanandovi dalla Blue Water Inn e percorrendo le stradine meno importanti fino a ricongiungervi con la strada principale che conduce proprio alla piazza di Vallachi. Una volta arrivati lì, la piazza ovviamente si presenta completamente diversa rispetto al solito. Eravate abituati a vederla spoglia con poche persone, adesso c'è proprio una marea di gente che esulta, urla, festeggia e nella zona, nella prossimità della fontana, ve la condivido tra l'altro, nella prossimità della fontana vedete uno spiazzale della piazza libero,
dove non ci sono né persone né tantomeno altro, mentre delle guardie tendono a mantenere questo cerchio di spazio aperto e questa banda di musicisti che avanza tra la folla e inizia a dirigersi proprio verso la piazza. Mentre alle loro spalle, o meglio alle spalle della piazza, della statua della piazza, non potete fare a meno di notare che la grande quantità dei blocchi di fieno che hai visto tu, Diran, sono stati accatastati tutti in una zona leggermente distante dalla fontana, a circa 10 metri da lì, e stanno iniziando diverse persone ad agglomerare questo fieno, questa paglia, per creare una grande sfera. Ok, penso che avevo avuto l'intuizione giusta, che stiano creando una sorta di pira in onore del sole, sole bruciante, gli vorranno dar fuoco? Quello che mi preoccupa di Ren è che è una palla. Se dovesse cadere da lì e rotolare, sarebbe piuttosto pericoloso. Ah, ora tu sei un'esperta di sicurezza? No, esperta no, ma le cose rotolano. Soprattutto se, sai, non hanno gli angoli. Dalla parte opposta, Master, significa che effettivamente la strada che vedo verso la chiesa è libera? Cioè, se questa palla grande dovesse rotolare, la strada che porta alla chiesa è libera? Vi mostro / spiego. Allora, praticamente dovete considerare una cosa. Avete presente quando siete stati al campo dei Vistani? Allora, immaginate questa cosa qua. Vallachia è una sorta di triangolo isoscele. No, triangolo retto, ok? Una specie di triangolo retto. Il lato lungo è quello dove c'è la porta che porta al campo dei Vistani e in quella direzione c'è la chiesa. La piazza si trova dall'angolo opposto. Ok? Ora comunque vi condivido la mappa della città. Quindi la chiesa è in salita dalla piazza o in discesa? È pianeggiante Vallachia, si trova alla base di una vallata, quindi non c'è questa, non c'è una grande pendenza. Vedete qualcosa? Sì, con la leggermente scura, ma sì. Ok, considerate che la chiesa si trova qui. E l'edificio rosso grosso. Mentre la piazza si trova qui. No. Non c'è modo di arrivare. Ok. C'è modo di arrivarci. E voi siete in piazza. Quindi nel momento in cui siete lì, comunque vedete che questi musicanti si prendono ogni tanto delle pause, suonano qualcosa, dopodiché si fermano. Notate però anche un'altra cosa, che nonostante la festa, nonostante il grande esultare delle persone, più o meno sarà passata già quasi un'oretta da quando siete arrivati in piazza, avete visto questi colori e questa festa, la gente che sorride, non sembra neanche Barovia. Damia, a te ricorda Waterdeep durante una delle sue feste più famose, che si chiama Tide, non mi ricordo, Tidal Call, una cosa del genere, non mi ricordo, dove addirittura i bambini si indossano delle maschere raffiguranti dei troll, degli orchi, e vanno in giro a bussare per le case chiedendo dei doni. E c'è proprio un'atmosfera di festa. Ma nonostante questo, come se nessuno ci facesse caso, come se in qualche modo la cosa non fosse importante, quelle persone che avete visto giorni prima, anche quasi una settimana fa, magari non sono ancora loro, con la testa nella gogna e dei copricapi raffiguranti degli asini in carton di cartapesta, sono ancora là. Cioè, nel senso, magari non saranno loro. C'è festa, ma c'è uno spiazzale adibito per tenere quella gente lì.
Inutile dirvi che le gogne sono tutte piene. La gente ovviamente festeggia e fa un bel po' di casino. E la frase "andrà tutto bene" viene ripetuta all'inverosimile. Penso che cercherò con lo sguardo Irina Ismark. Ok, mi fai un test di percezione con svantaggio. Ok. Comunque vorrei cercare volti noti in generale. Questo anch'io. Ok. Volti noti. Okay. Perception. Scusa, te lo ritiro. Vorrei concentrare la mia attenzione sul ragazzetto che non ho mai visto, quindi sulla badante. Ok. Proprietaria dell'orfanotrofio. Ok. Allora, Diran, ti guarderai attorno. E così come anche i tuoi compagni, tutti un po' vi guarderete intorno. Cercherai con lo sguardo Irina ed Ismark, ma ti renderai conto che c'è talmente tanta confusione che sembra quasi impossibile riuscire a capire dove possano essere. Praticamente c'è quasi tutta la città, se non tutta, qui. Mentre tu, Nazara, noterai tra la folla questa donna alta che riconosci come Claudia Belasco. Non indossa un cappuccio, quindi la sua acconciatura, i suoi capelli bianchi raccolti con una coda alta spiccheranno. Inoltre vedrai che davanti a lei ci sono circa 6-7 bambini, quindi in qualche modo avrai conferma che si tratta probabilmente di lei. Faccio do una gomitata verso chi ho vicino quando me ne rendo conto, per avvertire, facendo un cenno verso la sua direzione. È normale che sia qui. Volete davvero approcciare tutti assieme? Vediamo se magari attorno a quei bambini c'è anche quel tipo. Io rimango a guardarla per qualche secondo, un po' immobile sul posto. E poi passo una mano sul viso. Ok. Andate a parlare con lei, io rimarrò in disparte. Credo preferirebbe parlare con voi. Master, sembra essere in compagnia di qualcuno? Non ti pare. Bambini? No, okay. Non ti pare. Sciogli il guinzaglio alla peste, allora. E allargo il braccio. Ok. Do una spintarella affettuosa a Damia e le scompiglio un po' i capelli. Ti guardo, faccio un sorriso soddisfatto. E trotterellando raggiungo, diciamo, Diran e Nazara. Mi metto col braccio largo come ad accogliere il suo. Io vorrei rimanere più indietro rispetto a Diran e Damia. Guardando tra i bambini vorrei vedere se riconosco Tessa. Ok, l'altezza della bambina e la confusione non ti permette di vederla, ma vedi diversi bambini che ti ricordi di aver intravisto all'orfanotrofio. Ciao Sham, grazie ancora, ciao bello, buonanotte. Quando vedo il braccio di Diran non vado a cingerlo, metterò le mani in tasca affiaccandomi a lui, ridendo ti guarderò da un guinzaglio all'altro, te lo scordi. Il mio è il braccio di un gentiluomo che accompagna una fanciulla. Non la stretta morsa della carità. Va bene. E ti cingo il braccio. Seriamente, sono un po' in ansia di andare a parlare con quella donna. Ok. Bene, quindi vi state dividendo, insomma.
o state andando tutti assieme? Io penso che siamo più o meno, rimaniamo nelle vicinanze. Come gruppo? Se sì, Tauriel rimane indietro, perché non rimane vorrei... indietro Tauriel, l'ha detto. Ok. In quel okay. caso io vorrei fare in modo di vedere sia la coppia di Randamia sia Tauriel. Sarei okay. tra virgolette in mezzo. Cerchi un punto dove magari ti viene più facile intravedere, vedere questa cosa. Ok. Bene, allora... Iniziate a dirigervi verso la signorina Belasco. Ed esattamente avvicinandovi, uno dei bambini sembra riconoscere te, Diran, e ti fa un cenno con la mano, ti saluta. Poi, poco dopo, arrivi in prossimità della donna, e non appena ti vede, non parla, ma noti un certo irrigidimento da parte sua. Guarda. Saluto il bambino. Signorina Belasco. Salve. È un piacere vederla. Sarei felice di poter dichiarare lo stesso, ma come ben sapete non sarà mai così. Lo capisco. In fondo è un giorno di festa. Bisogna comunque... Bisogna comunque passare sopra... O provare a distrarsi. Non è questo lo scopo di questi eventi? Già, ma la vostra presenza in qualche modo mi riporta alla realtà. Quindi... A cosa devo il piacere? Se è così le ruberemo soltanto pochissimo tempo. Cercavamo Millivoy. E guarda. E come mai? Da parte del padre della chiesa. La chiesa di Sant'Andral? Sì. Padre Petrovic vi manda? Sì, esattamente. E perché mai state cercando Millivoy? Ci ha detto... Il padre ci ha detto che Millivoy lo aiuta spesso nella gestione di piccole faccende. E dovremmo parlare con lui. Capisco. Beh, Millivoy al momento non è qui. Si trova ancora all'orfanotrofio. Probabilmente sta aiutando gli ultimi bambini a finire di prepararsi per assistere allo spettacolo. Se questo è il caso, le chiederemo il permesso di poter incontrarlo lì. Fai un test di persuasione. Hai svantaggio. Yes. Persuasion, eccolo qui. La donna sospira. D'accordo. Ma vedete di non creare altri problemi. Assolutamente. Per quanto valga, siamo ancora profondamente addolorati dall'accaduto. Non voglio parlarne. Le faccio un inchino. La donna nemmeno ti guarda. Senti parecchio risentimento. Andiamo. Tiro un attimino Damia. Ti vedi tornare, Nazara, mentre Damia parla con Diran. Quindi? Millivoy è all'orfanotrofio. Sta aiutando gli ultimi bambini a prepararsi. Questa è l'occasione migliore che abbiamo.
perché altrimenti potrebbe perdersi nella bolgia e rischieremo di non poterlo trovare. Bene. Faccio un cenno a Tauriel e le dico di avvicinarsi. Ok. Mentre fai questo cenno, vedi che la gente, la musica per meglio dire, improvvisamente si arresta. E un piccolo plotone di guardie fa il suo ingresso nella piazza, sgomberando la zona. Poco dopo questo questo slargo che viene creato dalle guardie, senti quelli che sembrano a tutti gli effetti dei cavalli. E poco dopo fa il suo ingresso trionfante quasi il barone Vallakovic, vestito completamente di rosso, con al fianco la sua adorata moglie, che viene lasciato passare esattamente come si accoglie una persona forse la più importante in circolazione. Ed una volta fatto il giro di questo spiazzale, che praticamente sarebbe la piazza, si ferma al centro della piazza stessa, ed una volta fermati i cavalli, che stanno cavalcando con la sella, non ce n'è carrozza, una guardia gli tiene le briglie del cavallo, scende, lui sale su una specie di piccolo podio di scalini, fatto da scalini di legno che è stato costruito per l'occasione, e una volta lì sopra inizia a parlare. Intanto vedete anche che la gente lo acclama a grande voce non appena lui arriva. Comunque si sale su questo podio e dice: cari cittadini di Vallaki, non posso che essere soddisfatto, felice per quella che è la vostra gioia e il calore che state mostrando. Il festival è appena iniziato e, come vedete, la gente accorre e soprattutto siamo tutti qui a festeggiare uniti, uniti contro la stessa identica storia che in più occasioni durante i nostri festival si ripete. Sapete tutti che è un mio dovere, nonché una mia grandissima responsabilità e al tempo stesso onore, governarvi, cercare di guidarvi in questi giorni che sembrano essere sempre più bui, ma che oggi indica dietro di sé questa gigantesca palla di fieno, ma che oggi saranno radiosi. Abbiamo fatto costruire questa enorme sfera di paglia in maniera tale da poterla illuminare, da poterla accendere. Così come le mie parole spero accendano la speranza nel cuore di chi l'ha perduta. E non soltanto questo, miei cari cittadini, ma spero anche che voi possiate in qualche modo gioire di quello che il sottoscritto, assieme alla sua splendida moglie, compagna, consorte e amica, cercherà di darvi in tutta la sua, in tutto il suo splendore. Quindi direi che il Festival del Sole Bruciante è iniziato. Fa un cenno. Che dire, miei cari signori? Mentre sta dicendo questa cosa, tra la folla si sente un fischio. Si ferma. Alza la mano. Perdonatemi,
chi tra voi non accetta ciò che sto dicendo o non condivide quello che ho detto? Si faccia avanti, non abbia timore. Le guardie isolano alcune persone, ne prendono una per un braccio e iniziano a trascinarla in maniera tale da essere visibile a tutti. Il barone lo guarda. Come ti chiami, buon uomo? E l'uomo: Lars Kurz. E quello che lei sta dicendo, barone, sono soltanto stupidaggini. Tutto questo finirà sicuramente male, come è destinato che sia. Il barone vede i volti della gente che sembra essere in qualche modo colpita da queste affermazioni. Fa un sorriso. Mio caro Lars, quelle che dici sono un mucchio di fandonie. E avrò l'onore di dimostrare che, come si dice, spesso e volentieri gli asini seguono i cavalli. Portatelo qui. L'uomo viene fatto avvicinare da delle guardie. Parla con le guardie sottovoce il barone. Le mani dell'uomo vengono legate. Dopodiché il barone dice: dovrete ancora pazientare un minuto, miei cari cittadini. Giusto il tempo che occorre per dare a questo povero sciocco guastafeste l'esempio che merita. Si fa dare una mano dalla guardia, rimonta a cavallo e questa gli dà una corda. La lega sulla parte anteriore della sella e dice: adesso seguimi, povero asino. E inizia a galoppare attorno alla piazza mentre lui viene spinto in avanti con le mani legate, costretto, forzato ovviamente a camminare. E nel momento in cui lui prova a fare resistenza, il borgomastro dà un colpo di reni per fare spiantare il cavallo e lui casca a terra e inizia a trascinarlo, non in maniera veloce e al trotto, ma inizia a trascinarlo praticamente tutto attorno alla piazza. E mentre lo fa, lui ride. Vedete, gli asini amano mangiare l'erba che si trova sul suolo. E lui, il nostro caro Lars, ce ne sta dando una dimostrazione. Ti avrei omaggiato della gogna, caro stolto. Ma hai voluto approfittare di un momento in cui non ci sono più posti. E mentre succede questa cosa, sentite la folla scoppiare in un misto di risate e derisione nei confronti dell'uomo che viene trascinato dal borgomastro. Poi lo stesso fa un cenno. Master, ti vorrei interrompere. Dimmi. Non appena passa dalla parte di piazza più vicino, mi potresti dire se è a più o meno 20 metri da me? Io vorrei aggiungere che in tutto questo io mi affianco a Tauriel e la prendo per il braccio. La sella e i paramenti hanno dei finimenti in metallo? Cuoio. Ok. Lui ha dei finimenti in metallo? Così come lo vedi nell'immagine, una tunica lunga rossa, una camicia. Va bene, allora nulla. Fa questo cenno e fa ripartire la musica. Dimmi, ditemi. Io mi stringo davanti a questa scena un po'. Sono un po' infastidita. Stringo il braccio di Diran con rabbia, senti le mie unghie che attraverso la camicia stringono le tue carni. Master? Sì. Qui è scudo del destino, scudo del fato.
Scudo della fede. Ok, scudo della fede, perfetto. Volevo chiederti, in questo caso, come potrebbe funzionare? Dimmi come funziona. Se riesco in qualche modo a potergli dare una copertura per evitare almeno si faccia male momentaneamente. Non ti sembra che si faccia granché male, ragazzi. Sta... Il cavallo cammina proprio... E lui viene trascinato. Ogni tanto si rimette anche sulle ginocchia per cercare di rialzarsi. E ricasca a terra. Mentre lui praticamente galoppa. Faccio per andare lì. Nel momento io in cui... la tengo ferma. Nazara, prova a fermarti, Tauriel. Cosa fai? Muovo il braccio e poi provo a scostarlo. Vuoi farti ammazzare? E mi volto verso di lei e ti guardo. Io non sto ferma. Il barone. Vai, voi parlate, continua a galoppare. No, vado. Sì, continua a tenerti ferma. Anzi, se c'è Diran vicino... O Damia, li richiamo la loro attenzione. Mi giro verso di lei e, con un occhio seguo sempre i movimenti del barone. Alterno lo sguardo tra lei e il barone mentre mi parla. Fa un giro completo della piazza. Nel frattempo Tauriel sta avanzando. Io continuo a tenerla. Cioè, la tengo ferma se più che posso. Ok, ti sta trattenendo. Devi fare forza se vuoi liberarti. Sì, sulla torre. Fino a che punto sei propensa a trattenerla, Nazara? E fino a che punto sei propensa a fare forza, Tauriel? Allora, nella testa ho continuamente uno dei dogmi, che è quello contro i tiranni. Mi rimbomba nella testa continuamente e quell'uomo ha bisogno di aiuto anche solo per il suo orgoglio e non posso stare ferma mentre tutto il resto ride. E quindi credo baderò poco Nazara e le eventuali conseguenze e rispetterò quella voce. Master, ok, dimmi. Io vorrei fare una cosa. Vedo che sono dietro, immagino la scena, mentre io stringo il braccio di Diran, che è palesemente irrigidito, vedo Nazara che stringe Tauriel, che sta cercando di divincolarsi, perché suppongo loro sono qualche passo avanti. E, Master, uso Charm Person su Tauriel. Ok. La salvezza, Tauriel. Torre? Non torre. Serve. Cos'è su saggezza? Quant'è la CD? Un attimo. Non l'ha mai passata. Dovrebbe essere... E l'ha passata sempre, tutta la vita. Sul mio carisma 16 più nell'incantesimo te lo dice quando tu apri la lente, ti dice quant'è la CD. 6 3 in carisma sono 8 più competenza che sono 3 più 3 6 dovrebbe essere 14. Ok, charm person, fammi leggere un secondo. Sì. La spell 17. Ok, allora cosa dici a Tauriel dopo aver lanciato l'incantesimo? Tauriel, se muovi un passo adesso, siamo tutti in pericolo. Ricordati del giuramento che ci hai fatto e stai ferma. Ok, allora Tauriel, mi serve un test di percezione CD14. Torre? No. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Non hai visto lanciare l'incantesimo a Damia?
si limiterà a dirti quello che ti ha appena detto. Damia, tu capisci che non sembra che l'incantesimo che tu hai lanciato abbia sortito il suo effetto. La confusione in qualche modo ha impedito a Tauriel di vedere o di sentire recitare formule magiche o gesti strani. Quindi si limiterà ad una chiacchierata. Tauriel, esattamente come se non avesse lanciato l'incantesimo, ti dice questo. Mi fermo per qualche secondo, poi guardandola, guardo anche Nazara, poi piegando un po' il collo guardo l'uomo che continua ad essere trainato. Si sono fermati. Ok, faccio un altro passo in avanti, supero la folla, scanso le persone, mi metto esattamente lì davanti. Tengo ferma Tauriel, se vuoi farlo devi... Sì, sì, ho fatto la prova, non so, sulla torre. Non so. Tira, Nazara, forza contrapposta su torre. Sì, tira. Abilities, giusto? Sì, è un check. Ok, non riesci a trattenere la mole di Tauriel. Si svincola, si ferma a bordo delle persone che formano il cerchio della piazza. Sentite anche qualche... Ehi, non vedo più niente, spostati! Sono piccola. Sei comunque una tizia in armatura completa. Quindi sei comunque ingombrante. Sì, sì. Il barone si ferma, dà la corda a una delle guardie. Aiutatelo a rialzarsi, ha le vesti sporche. Forse sarebbe il caso che gliele togliessimo. Che ne dite, gente? Questo povero ciuco ha bisogno di riposo. Vado lì. Tauriel. La vedete partire, ragazzi. Nel frattempo il barone fa un cenno, una guardia arriva con una testa d'asino e cartapesta. Cosa volete fare? Tauriel sta partendo. Non mi unirò, Master. Rimarrò in disparte. Ok. Io vengo tra la folla. Ok. Tauriel inizia a camminare verso il borgomastro. Verso l'uomo, non il borgomastro. L'uomo si trova a 2 metri dal borgomastro. Ok. Inizio a camminare verso di lui in silenzio. Il borgomastro si volta mentre ride. Poi guarda te, la sua espressione per un attimo muta, e guarda le guardie, che senza che lui aggiunga altro, si fanno avanti e si pongono tra te e lui. Aspetta. Alt, dove crede di andare? Aspetto, lì, e guardo la scena. Loro stanno davanti a te. Sto parlando con lei, signorina, dove crede di andare? Mi volto verso entrambe le guardie e abbasso un po' lo sguardo. Trattate così ogni giorno ogni persona anche durante il festival. Trattiamo così la gente che crea problemi. E quell'uomo sta creando problemi e sta cercando di rovinare un evento che, come puoi vedere, ti fa un cenno, senti la folla che urla. Serve a tirare su il morale. E atteggiamenti come questi non sono consentiti. Vuole unirsi anche lei? E delle scuse non bastano. No, serve il buon esempio. La paura non è buon esempio. È dittatura. Se vuole presentare dei reclami, lo faccia pure col capitano, con il borgomastro stesso. Si sta tenendo una festa e lei... Ti guardano, ti fanno un cenno, vedi che una buona parte della gente sta guardando voi e lei sta distogliendo l'attenzione e il senso della festa dal motivo del perché viene effettuata. Quindi la invitiamo cortesemente a tornare al suo posto, sempre se anche lei non vuole diventare parte della festa.
Puoi darmi un secondo? Perché Tauriel conosce i propri incantesimi, io no. Perché non studi. Sono un po' tanti. Master, io nel frattempo ho una domanda. Il capitano è lì? Non lo vedete. Bene, è sapersi. Nel frattempo, Nazara, ti senti tirare la veste? Mi volto. Trovi davanti, cioè dietro di te, per meglio dire, Vasili. Ovviamente. Che rimane però indietro. E vedendoti, aspetta che apro l'immagine del nostro carissimo damerino di fiducia. E vedendovi, cioè vedendoti, appena tu ti giri, ti guarda ed elargisce un profondo sorriso. Salve, ma guarda un po' chi si rivede. A dire il vero, pensavo che sarebbe stato un caso incontrarvi, ma sono felice che questo caso si sia verificato. Buongiorno. Allora, si scosta un po' con la testa. Aia, a quanto pare la vostra amica sta dando qualche problema. Il borgomastro non è un tipo che ama questo tipo di cose. Si era intuito da come, da quello che stava succedendo poco fa. Ma... ho visto soltanto un tizio legato ad un cavallo, non ho capito molto, a dire il vero. Sembra che si fosse... avesse qualcosa da ridire su tutto questo. Mi guardo un po' attorno. Soltanto lo sciocco vede il fuoco e si avvicina. Comunque, poi scosta la testa. Ah, vedo che c'è anche il vostro amico. Siamo tutti. Sì, ho notato. Ma hai visto quella cicatrice che ha sul collo? Sì. Una persona normale dovrebbe essere morta. Cioè, non sono un esperto in queste cose, ma... insomma. Forse alcune persone sono più fortunate di altre. O sfortunate, a seconda del punto di vista. Può essere. Può essere che abbiate ragione. Non metterei in dubbio la vostra parola. Allora, oltre a godervi questa magnifica festa, che programmi avete oggi? Al momento i nostri programmi sono per lo più improvvisati, soprattutto visto, e faccio un cenno verso dove è Tauriel. Questo. Potrebbe mettervi nei guai questa cosa. Mi pare di aver visto comunque gli altri due ragazzi che stavano con voi. Ti ricordi dov'è? Vedi che scorge, cioè, alza la testa per tra la folla e dice: più o meno sono lì, vicino alla strada dalla quale è arrivato il borgomastro. Ero da quella parte, poi ho visto uscire la vostra amica tra la folla e ho capito che eravate qua, insomma. Un caso, insomma. Un'ovvietà, considerando che la vostra amica è... ha iniziato a marciare verso il borgomastro con un'aria poco amichevole. Non si smentisce, questo è certo. Ognuno col suo carattere, ognuno col suo carattere. Comunque. Dalla direzione che hai indicato riesco a vedere qualcosa? O c'è troppa gente? No, non ti pare di scorgerli. Lui ti ha detto li ho visti lì, però c'è veramente tanta gente. Diran e Damia, voi cosa fate nel frattempo? Io, mentre vedo questa scena, stringo Diran. Credo di avere un piano. Non mi piace
noi non dobbiamo assolutamente intervenire. Ma non sarò io a intervenire. Ricordi quando mi hai mostrato che basta un piccolo trucco per diventare qualcun altro? Non vedo il capitano qui. Se fosse lo stesso capitano a portare via Tauriel? No, assolutamente. E se il capitano arrivasse? E se il borgomastro sapesse esattamente dove si trova il capitano? No. Se Tauriel smaitasse in faccia al capitano? E poi muore, aggiunge il master. No, il capitano di Dira. Sì. Ed oltretutto, il guinzaglio andrebbe messo a lei, visto quello che sta facendo in questi giorni. Dobbiamo pensare a qualcosa, Diren. Credo che la pazienza del borgomastro e delle guardie sia al limite. Quindi anche la mia, Damia. Allora datti da fare. Non ho intenzione di... Non voglio vedere problemi, ok? Quindi fai quello che puoi fare. Io ho provato a fare qualcosa, ma... La sua volontà è parecchio... forte. Esco dalla tasca, dalla piccola pochetta che ho attaccata alla cintura, un cristallo viola. Mm-hmm. Ti ricordi, vero? Non esattamente. Davanti il mulino, vicino al mulino. Quello che ti ho fatto vicino al mulino. Dannazione. Lo sai che basterà, e se prende altre persone? Nessuno morirà, tranquillo. Teniamoci in disparte e non facciamoci riconoscere. Al momento è l'unica cosa che possiamo fare. Credo di aver capito come hai fatto l'ultima volta. Posso provare? No. Mi rimetto il cristallo nella pochette. Okay. Non il cristallo, idiota. A cambiare aspetto. Hai in mente qualcosa? Non lo so, ma una guardia in più male non farebbe. Almeno potrei portarla via mentre gli altri sono bloccati. Nel frattempo, Tauriel, sei davanti alle guardie. L'ultima frase che mi hanno detto è stata il... Se volevi diventare parte della festa. Stringo denti e mani a livello che credo di farmi proprio male ai palmi e mi volto lievemente verso i miei compagni. Vedi che stanno parlando tra loro e guardano nella tua direzione. Penso che se in questo momento accadesse qualcosa alla chiesa, io potrei non essere disponibile ad aiutarli. Quindi, continuando a stringere mani e denti, faccio qualche passo indietro, rimanendo sui bordi e fissando le guardie, e poi il borgomastro e l'uomo. Sono sempre pronta a scattare. Ok, il borgomastro sembra non dare più importanza alla tua presenza. Continua a salutare, a sorridere alle persone... Poi, mentre l'uomo viene fatto allontanare con sulla testa il copricapo raffigurante la testa di un asino, il borgomastro dà un segnale e delle guardie iniziano ad accendere la grossa sfera sulla quale nel frattempo sono state lanciate una moltitudine di boccette d'olio. La sfera si infiamma, prende fuoco rapidamente e inizia a bruciare, illuminando tutta la zona circostante ad emanare calore. La gente urla, esulta e il borgomastro spezza nuovamente il silenzio dicendo: "E con questo, signori, dichiaro ufficialmente in atto il Festival del Sole Bruciante!"
e comincia ad applaudire mentre la gente esulta e lo acclama a gran voce. La moglie, sguardo basso, sorride di circostanza e anche lei applaude in maniera molto sommessa. Nel frattempo Tauriel, tu ti volti e torni indietro, quindi? Non mi volto, rimango indietreggio e rimango proprio sui bordi del cerchio, appunto, composto dalle persone. E okay. Guardo la situazione, sono sempre pronta a scattare, ho i nervi a fior di pelle, le spalle alte. Sembra essere... Dicevi? Mi rivolgo a Damia, sembra essersi calmata la situazione. Vorrei avvicinarmi, farmi largo verso Tauriel. E quando arrivo dietro di lei, metterle, visto che è bassa in questo momento, le mani sulle spalle. È un'illusione. Lo so. Non lo devi dire a me. Io lo so, Sed lo sa. Ah, sì, okay. Quindi se tu cerchi di mettergli le mani sulle spalle, gli prendi praticamente... Capito? Praticamente, sì, suppongo che vada a sbattere e faccia... Tauriel? Mi volto verso di lui. È strano. Dobbiamo andare. Dove? E continuo a guardare la situazione. All'orfanotrofio. Potremmo non trovare più il ragazzo. In questo momento la signorina Belasco ha detto che sta aiutando gli ultimi ragazzi a cambiarsi, a prepararsi per la festa. Nel caso in cui scende in questa bolgia potremo non trovarlo più. E in questo momento ci serve. Potrebbe servire anche rimanere qui, anche perché... Dove sono gli Smarcherina? Se non hai nulla da incontrare, andremo io e Damia allora all'orfanotrofio. Oh, proprio voi due. Beh, sicuramente non mi andrò a buttare in bocca al borgomastro, non facciamo pensi? Facciamo tu e Nazara. O Damia e Nazara. Dove diavolo è Nazara? Guardo, sollevandomi sulle punte, guardo dove era prima Nazara. Sentite un rumore. Tutto d'un tratto. La gente arresta le proprie urla di festa e nuovamente Nazara, sei la prima a sentirlo perché in questo momento non stai parlando. Prima Nazara, poi tutti gli altri sentirete questo rumore. Poco dopo nella... Siriscape, non posso aprirlo, che rumore è? È un ruggito. Poi, poco dopo, la gente inizierà ad urlare nella stradina da dove è venuto il borgomastro. Cominceranno a gettarsi per strada e vedete comparire questa tigre enorme che si fa avanti, ruggisce contro tutte le persone. Nazara, mi fai un test di animal handling. Ok. Sulla torre? No. Ma te fatto? 6. Ok. La prima cosa che ti viene da pensare è che cosa diavolo ci fa qui una creatura del genere? La tigre ruggisce di nuovo, ma non assale nessuno. Sta ferma in mezzo alla strada, la gente inizia ad indietreggiare, a correre. Ed in quel momento, lo faccio io per una questione di velocità, ed in quel momento... Sia Nazara che Tauriel, notate che tra la folla c'è Ismark e Irina, che però con le braccia tengono al sicuro delle persone per evitare che si avvicinino, mentre Ismark estrae la spada. Ok. Okay. Dalla parte opposta della piazza, dove vi trovate voi. Vado. Io faccio pat pat a Vasili e mi avvicino anch'io di là.
Ok, nel frattempo il borgomastro. Che cosa diavolo succede? Da dove diavolo arriva questa creatura? Guardie! Prendetela! La creatura, nel momento in cui vede tutta questa mandria di persone che inizia a correre verso di lei, ruggisce nuovamente e poi si volta e inizia a correre nella direzione opposta a dove è arrivata. Tauriel, Tauriel, ferma! Ditemi, ragazzi, allora, velocizziamo un po' le azioni. Ditemi esattamente cosa volete fare alla luce di questo evento. Per quello che Diran ha visto, se Tauriel non si ferma, gli va dietro. Chi sta andando dietro la tigre? Le guardie stanno continuando a seguirla? Le guardie stanno andando verso la tigre, sì. Ismark e Irina al momento sono praticamente fermi e che stanno trattenendo le persone. Io mi limito a muovermi verso Ismark e Irina per raggiungerli. Ok, vedo che lei sta andando verso Ismark e Irina. Sì, anche tu hai visto Ismark e Irina, quindi sì. Seguo le guardie che vanno dietro la tigre. Inizi a seguire la tigre? Sì. Ok. Diran e Damia? Allora, richiamando Tauriel, vedendo che non si ferma, la seguo. Però Master, se vedo Nazara e Ismark e Irina mi fermerò. Dimmelo tu. Ok, iniziate a camminare a passo rallentato, Diran, Damia e Nazara, mentre vedete Tauriel che invece, a differenza vostra, ha un passo più accelerato e segue le guardie che si dirigono verso la zona dove è stata avvistata la tigre, che adesso è scappata all'indietro. Nazara al momento è l'unica a notare sia Ismark che Irina, ma noti altro, Nazara. E tra la folla che hai appena visto in qualche modo crearsi, scorgi un'altra figura. Questa. E anche lui sembra aver visto Irina. Infatti spalanca gli occhi, testa bassa, inizia ad andare nella direzione dove ci sono sia Ismark che Irina. Accelero il passo, assolutamente, a costo di buttare giù la gente. Ok, e per quanto sia ingombrante come figura in questo contesto, anche voi notate il capitano delle guardie. Chi? Voi chi? Diran e Damia. Tu sei più avanti perché stai cercando di raggiungere la tigre. Mi blocco un attimo e fermo Damia. Che cazzo stai facendo? C'è quello stronzo. Dove diavolo è andata Tauriel? Sono problemi della guardia cittadina quelli. Prendi Tauriel. Se io raggiungo Nazara. Con lo sguardo, Master, vorrei cercare pure io Nazara. Ok. Vedi, e Nazara è praticamente quasi accanto a voi, ragazzi. Ok, Nazara. Alle sue spalle c'è pure Vasili che cammina. Continuo a camminare velocemente. Non ti do quasi retta. Vedi che ho fretta di arrivare da qualche parte, non verso il capitano, ma da qualche parte, e guardo il capitano e quella parte abbastanza allarmata.
Notate anche voi, notate seguendo lo sguardo e la direzione, Ismark e Irina, che non sembrano aver notato il capitano. Porca troia. Io appena lo vedo, istintivamente, nella mia mano, faccio, vedete apparire questa sciabola. Non ci penso due volte. Corro verso il capitano. E vorrei, Master, mentre mi dirigo verso di lui correndo, castargli un bel X. Ok, quindi ok. Va bene. Deve fare un tiro salvezza? Fammi vedere. Intanto è una bonus action. No, lui praticamente non deve fare nessun tiro salvezza. Lui prende un D6 danino critici in più. E io posso scegliere un'abilità. Cioè una cosa sulla quale lui ha svantaggio. E scelgo saggezza. Ok. Lanci questa cosa verso di lui. Lui si volta. Nonostante sia troppo distante da te per sentirti, lui si volta e mi fai un test di percezione. Sì. Torre? Sì. Per un istante, Damia, lo guardi e sopra di lui vedi aleggiare un'ombra che ti guarda e poco dopo averla incrociata con lo sguardo, anche lui si volta, sorride, estrae la sua ascia e inizia a correre verso Irina e Ismark. Ragazzi, vi dico come siete organizzati. Auriel, tu arriverai nella stradina, la tigre inizierà a correre, delle guardie gli correranno dietro, capirete la direzione che ha preso in base all'urlo delle persone che si riverserà ai bordi delle strade vedendola o che scapperà. Tu insegui la tigre? Stai cercando di inseguire la tigre? Io voglio capire se la tigre attacca persone, sta semplicemente scappando verso da dove è arrivata. Non, questo non generale, sei in grado di capirlo. Quante guardie, se sta attaccando le persone. Non sei in grado di capire se la sua se il suo intento è quello di recare danno. Ho fatto fare un test a Nazara, ma non è riuscita a capirlo neanche lei. Le guardie al momento sono due. E la stanno inseguendo. Le persone ovviamente sono spaventate. Come? Continui con la tigre? Sì. Ok. Auriel si perde nella stradina. Inizia a percorrere le strade di Barovia alla ricerca di questa tigre. Damia, Diran e Nazara state correndo nella direzione opposta della piazza dove si trovano Irina ed Ismark, mentre Izek sta andando verso di loro. La gente non sembra notare il fatto che lui sia armato, né tantomeno che si stia dirigendo lì. Ma chi lo vede armato pensa magari che sta andando in direzione della tigre. Irina e Ismark però in questo momento vi vedono, sorridono e una volta che la tigre si è allontanata tornano in una condizione di calma e iniziano a venire verso di voi, di conseguenza andando contro il capitano. Si possono fare gesti in tutto questo, tipo no, certo, potete anche urlare, potete fare quel cazzo che vi pare. Io urlo come sempre, anche questa volta. Ismark, correte! Ismark ti guarda, vai. Dimmi. Dopo di lei la mia voce risuona.
Ehi, stupido pelato! Tascia Sidious Slaughter sul capitano. Ok, fagli fare un test. Credo salvezza. Ok, arrivo. Ok, non lo supera. Comincia in preda a una risata isterica, dovrebbe portarsi le mani alla testa e andare prono, incapacitato. Ok, Damia, vedi il capitano che improvvisamente, mentre sta camminando, si ferma e inizio. Comincia a tenersi la testa un secondo dopo, sempre quell'alone nero. Sembra scuotersi e lui era messo così e riprende a camminare. Fa danno per caso, Tasha? Ok, lo vedi che si riprende molto più rapidamente del previsto, Diran. Diavolo, Master. Cunning action, uso per scattare più velocemente. Doppio movimento, cerco di correre più velocemente possibile, quasi mi lancio verso di lui con la spada in mano. Ok, allora lo devo, ragazzi, arrestare a tutti i costi. Mi fate tutti iniziativa. Tutti? Sì, anche tu, Tauria. Bel 22 di iniziativa, favoloso. Ok, Diran, agirei per primo. Hai fatto questo incantesimo, lui si scrolla di dosso il coso e continua a correre. Nazara, tu cosa farai? Entangle, per terra, davanti a lui. Anzi, dove sta camminando e verso la direzione in cui sta camminando. Ok. Deve fare test? Sì. Glielo faccio fare. Faglielo fare. Ok, lanci questo incantesimo, poggi le mani per terra, le pietre della piazza iniziano a muoversi, creando delle fessure un po' più ampie tra una pietra e l'altra, iniziano ad uscire dei piccoli fili d'erba che poi diventano dei veri e propri ramoscelli e poi diventano dei robusti rovi, iniziano ad ingarbugliarsi sui suoi piedi e su tutto quello che è di fronte a lui. Vedi che un piede gli viene bloccato, ne strappa un pezzo, continua a camminare ma è molto più lento del normale. Ok, perfetto. Damia, tu stai correndo verso di lui, hai detto? Quindi utilizzi la tua azione per correre verso di lui. Ok, al prossimo round potresti raggiungerlo. Ma nel frattempo Ismark e Irina sembrano essersi... Iniziano a correre. Scusate un attimo, Master, è una bonus action la mia. Lo so, ma anche col perché doppio movimento non arriveresti da lui. Ok. Capito? Salvo che tu gli vuoi fare qualcosa a distanza. Esatto, sì, esatto. Riesco a lanciargli due colpi di Eldritch Blast in corsa. Certo. Ok, vado. Il primo è bello massiccio. Arriva il secondo. Ok. Allora, il palmo della tua mano inizia ad irradiare energia. Poi lanci questo raggio verso di lui. Viene colpito alle spalle, completamente inerme di fronte a questo colpo. Lo vedi quasi barcollare per un istante mentre ha i piedi tenuti fermi dall'incantesimo di Nazara, dopodiché si volta, gliene lanci subito un altro, lo schiva rapidamente, ti guarda e nel momento in cui ti guarda senti una voce risuonare nella tua testa. È
ecco che arrivano le visite. Io ti conosco, ragazzina. Poco dopo si rimette nuovamente in posizione normale e continua a trascinarsi verso Irina. Irina e Dismark nel frattempo sono corsi via in direzione di Tauriel. Vedono Tauriel e corrono dietro Tauriel, praticamente. Ok, ragazzi, avete inizia un altro round. Diran, cosa vorresti fare? Vorrei concentrarmi, sempre correre verso di lui. Ok. Vorrei utilizzare sulla sua armatura Hit Metal. Ok. Allora, il danno lo prende comunque. Deve fare un tiro salvezza. Se non lo passa, ha svantaggio a tutti i check e i tiri per colpire. Quindi intanto gli faccio il danno. Allora aspetta, intanto l'incantesimo effetto se lui non ha armatura di ferro? No, se non ha armatura di ferro no. Di metallo allora, no, non ha un'armatura di metallo. E allora nel momento in cui lanci l'incantesimo e non vedi nessuna reazione, capisci che non stai indossando armatura di metallo. Vabbè, se... vabbè, la devo vedere l'armatura di metallo per lanciarlo. Io ho presupposto da giocatore. Ma considerando che sei da dietro con un mantello pesante, non okay. Gli vedi l'armatura. Va bene, va bene. Lanci il tuo incantesimo concentrandoti per cercare di scaldare il torso del capitano. Ma nel momento in cui accenni ad incrementare l'energia del tuo incantesimo, non vedi nessun effetto. Quindi capisci che probabilmente non ha armatura di ferro addosso. Dopodiché avanzi. Ok, arrivi anche tu nella zona con gli arrampicanti creati da Nazara. Fagli fare un altro test di forza, Nazara. Voglio stare comunque a una distanza di sicurezza, per dire, una distanza di balestra, per così dire. Sempre a Izek, giusto? Certo. Ok. Mentre Diran, vedi che si ferma per un istante, inizia a muovere le braccia, a formulare un incantesimo. Izek si strappa dai piedi gli arbusti che lo tengono rilegato e inizia a correre. È comunque terreno difficile. Sì, 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 si muoverà meno, ma corre. Tocca a te, Nazara. Io casto bellissimo Frostbite. Ok. Lanci l'incantesimo. Se lo supera, che succede? Niente. Nel momento in cui lanci l'incantesimo, senza che lui ti stia guardando, si volta un istante prima che l'incantesimo lo raggiunga e antepone il suo braccio rosso pieno di scaglie davanti a sé. Produce una fiamma sul braccio e spegne il tuo incantesimo e continua a correre. Non l'ha superato il tiro salvezza, era per descriverlo in maniera più figa. Damia. Ok, quando sento la voce nella mia testa, il viola dei miei occhi si accende, delle parole, e dico, rispondendo, gli dico... Mi conosci? Allora non mi devi sottovalutare. X-Blade Force. Oltre ad X. Allora, non puoi averle tutte e due attive. Sono due sì. Spell in concentrazione. Come fai? No, X no. È l'X-Blade Force. Allora, X è un'azione e l'X-Blade Force sì. Non è... Ma sono due effetti in concentrazione. Quindi non si possono sommare, in teoria. No, sono quasi sicura che si può... Allora, aspetta, la leggo, la leggo. Non è specificato che credo che sia in concentrazione X-Blade Curse. Allora, aspetta un sì, secondo. Perché X-Blade Curse è un'abilità. Allora, l'abilità, bla bla bla, con un'azione bonus, scegli una creatura che riceve da 30 piedi,
Il bersaglio è maledetto per un minuto. La maledizione termina prima se il bersaglio muore, bla bla bla. Ok, fino a quando la spell non finisce, you gain the bonus damage roll. Ok, è un'abilità di classe. Boh, è strano comunque. Ok, sì, 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 non va è bene. Concentrazione. Ok, ok, ok. Questo personaggio è tutto un kit and mort, master. Ok, quindi utilizzi l'ex blade curse su di lui. Sì, lui ha ex ed ex blade curse. Ok, quindi ti attivo l'effetto. Su di lui, sì. E ti curi 5 punti ferita se muore? Sì. Ok. E posso anche spostare il target, se non ricordo. Ok, lanci verso di lui, pronunci delle parole, quasi come una cantilena. Inizi a formularla e vedi qualcosa di insolito. Non ti era mai capitato di vederla in questo, sotto questa luce, ma vedi quasi come se delle catene si avviluppassero attorno al suo torace e in qualche modo si incatenassero alla tua mano, per poi svanire un istante dopo. Tauriel, tu stai correndo dietro quella folla che inizia a spostarsi. La tigre continua ad allontanarsi. Vedete ancora qualcuno che si sposta qua e là. Poi, nella strada dove pensate che si sia diretta la tigre, ad un tratto vedi un uomo venire dalla direzione opposta a quella che stai percorrendo tu. Ok. Le guardie di fronte a te, improvvisamente, cadono a terra. Senti un tonfo. Ti volti e le vedi a terra. L'istante dopo che ti volti, di fronte a te, ti trovi un uomo che ti guarda con un'espressione stranita, con indosso questa giubba, degli occhiali, un bastone, ti guarda e dice: oh, tu non... perché non dormi? Lo guardo. Abbasso piano piano l'arma. Tu sei la tigre? Perché ho già visto qualcos'altro di simile e vorrei... Si sistema gli occhiali. No, no, non facciamo confusione, io non sono la tigre. La tigre è mia. E non sono stato io a farla scappare. Non è pericolosa. Quindi... preferirei che non la uccideste. Non ero qui per questo, ma chi sei? Perché non sembri come... Inizia questo. A fare qualche passo all'indietro come se sia di fretta e dice: vorrei tanto poter restare a parlare, ma ho una tigre da fermare e da rimettere al suo posto. Quindi capirai se non mi trattengo. Avremo modo di parlare se mai ci dovessimo rivedere. Credo di averti vista alla locanda. Alla locanda? Sì. Magari, sì. Ok. Sì? Bene. Tutte le sere alla... Sì. Ok, alla tigre ci penso io. Poi vedi che si ferma. Le guardie... Nel frattempo vedi Irina che ti urla da dietro. Tauriel! Tauriel! Okay. Mi volto immediatamente e mi rivolto verso l'uomo e di nuovo verso Irina e Ismark. Nel momento in cui ti volti la seconda volta già non lo trovi più. Cazzo. E poi mi volto verso... Che situazione strana. Mi volto verso Irina. Irina e Ismark corrono verso di te col fiatone. Certo che per essere così grossa poi sembra fermarsi. Forte. Corri tanto, La guardo, scuoto un attimo la testa per quello che ho appena visto. Che cosa...
Che cosa è successo? Che fate qui? Ci hanno detto di correre. Si voltano anche loro. E cosa? Tutti e tre notate Izek, testa bassa, braccio rosso fuori dal mantello, ascia in mano, che corre verso di voi. E non appena voi vi voltate lo vedete, e continua a correre verso di voi. Ok, mi metto davanti a loro, scudo alto, estraggo di nuovo l'arma e inizio a correre anch'io verso di lui. Corsa contro corsa. Ok, perfetto. Prima, però, mentre sto correndo, uso la mia azione per castare protezione dal bene e dal male su Irina. Allora, ora ci arriviamo. Allora, lanci protezione dal bene e dal male su Irina. Ok. Sai come funziona quell'incantesimo? Sì. Devi scegliere qualche creatura? Sì. O è contro tutte? Contro tutte. Ok, una creatura tocca l'incantatore è protetta da certi limiti. Una creatura consenziente toccata dall'incantatore è protetta da certi tipi di creature, aberrazioni celestiali, elementali, folletti, immondi e non morti. Una creatura. Ok. Ok, Tauriel. Sei pronta? Cosa? Master, scusa se ti interrompo, però c'è Xblade Curse attivo due volte su Damia. No, una è semplicemente l'effetto. E così la macro gliel'avete fatta, raga. Una è per il critico e l'altra... per l'effetto e per gli HP. Ma sono due volte attive. Gliela tolgo una. Io invece volevo chiederti, Master, perché ho 12 alla CA? Perché l'ultima volta sei uscita senza armatura. Okay. Quindi te l'ho abbassata, ora te la rimetto. Ok. Ok. Allora, cosa comunque. Bene, bene, bene. Pronti? Auriel. Dimmi. Siete in una stradina. Tu, Irina ed Ismark. Quando lui arriva, ti guarda. Dammi la ragazza! Stringo la mia arma. Cerco, lo guardo negli occhi. Il Mater ti colga. E inizio a correre l'incontro con l'arma tua nata. Allora, innanzitutto metto protezione dal bene e dal male su Irina da parte tua. Sì. Ok, e diamo inizio all'iniziativa. Diran sta correndo, Izek arriva. Corre verso di te. Sulla mappa, Che non ci siete ancora. Ok, ok. Tu gli corri incontro. Vi trovate a metà distanza nella stradina. Lui solleva l'ascia, la impugna con tutte e due le mani. E prova a colpirti. Aia. È incazzato. Come faccio a mostrare questo roll? E lo vediamo, Master? Sì, sì, lo vediamo, ok. Tranquillo. Ok, sì, sì. È un critico. Sì, sì, lo vediamo, tranquillo. Impugnando l'arma con tutte e due le mani, il colpo. Superi il tiro salvezza, ma 31 danni. Ti dà questo colpo. La forza è bestiale. Auriel, vieni spinta di un... indietro di un metro e mezzo... Nonostante tu abbia cercato di anteporre lo scudo, il suo colpo fa male, schiaccia il braccio contro il corpo. Senti per un attimo il respiro mancarti. Poi recuperi. Ma lui sembra non aver finito. Dopo averti dato questo colpo, l'ascia passa di nuovo sulla mano destra. Il braccio si infiamma. E ti lancia un dardo di fuoco addosso.
Questa volta però, con lo scudo, riesce ad evitare che ti colpisca. Tocca a te. Tocca a me? Sì. Momentaneamente riesco a vedere a distanza gli altri? No, al momento non li vedi. Ok, allora mi rimetto davanti, cioè qui, non mi posso spostare il token davanti Ismark e uso in posizione delle mani. Ok. Su me stessa. Fai uno scatto laterale, poi poggi una mano sul tuo ventre, invochi una preghiera, chiedi al tuo Dio di darti la forza e le tue ferite, il tuo respiro, il battito del tuo cuore frenetico si calma. Quanto ti curi? 15. Ok. E hai il pull o te li tolgo io? Te li tolgo. Te li tolgo io. Grazie. E l'hai usato tutto, no? O ti restano cariche? Cioè, no, cose. Ne restano 5. Ok. Irina ti guarda, estrae la spada. Tauriel! E continua a fissare il tipo sempre con l'arma sguainata. Sono. Irina si avvicina per provare a colpirlo. Ok. Lo prende. Gli dà un colpo. Gli apre con lo stocco, un piccolo rivolo di sangue gli esce dal petto. L'uomo la guarda e nel momento in cui la guarda Tauriel, la sua espressione furiosa sembra inebriata da un puro stato di godimento. Ismark, vedendo la sorella sguainare l'arma, estrae anche lui la sua seconda spada e si lancia anche lui nell'attacco. Il primo colpo però viene bloccato dal braccio rosso. Il secondo, anche questo, lo lascia, lo guarda. Togliti di mezzo, insetto! Al prossimo round arriverete anche voi, ragazzi. Izek riprende l'ascia con entrambe le mani. Guarda Ismark e si lancia nell'assalto. Primo colpo lo prende. Ismark viene colpito all'altezza della spalla. Poi, dopo avergli dato questo colpo, nuovamente la sua ascia si alza e trova incrociate le spade di Ismark, che rimane in ginocchio ma riesce a resistere. Mentre lui collascia con un'espressione folle, continua a fare forza. Tauriel è in quel momento che sopra di lui inizia a vedere uno strano alone nero iniziare a pronunciarsi, quasi come se dalle sue spalle iniziasse a fuoriuscire del fumo. Tocca a te. Attacco. Ti metti qui o lo affianchi? Qui c'è il barile, considera. Lo affianco. Ok, quindi devi salire sul barile. Se posso mi metto dietro di lui. Allora, c'è un barile davanti. Rimango lì. Ok. Rimango lì. Quello che vedi nella mappa c'è. Sì, sì. Perché anche come ostacoli. Ho lo scudo. Sì. Vai. Attacco. Prova a colpire. Come vuoi colpirlo? Doppio attacco. Con la mia arma. Descrivimi l'azione. Estraggo l'arma, do un'occhiata ad Ismark dopo che lo ha colpito e digrignando i denti mi sollevo con un piede sul barile per dare più forza all'attacco e provo a colpirlo. Ok, vai, primo. Il primo colpo, mentre lui ancora con l'ascia fa forza contro Ismark, trova il suo fianco aperto. Usi il barile.
fai girare il flagello, la catena inizia ad illuminarsi fino a quando la sfera non si riempie di luna, di energia gialla. Il colpo affonda sul fianco, vai. Ok. Lo smite era... Oh, grazie mille, mamma, per il raid. Siete arrivati in un momento un po' di botte, mettiamola così. Ci sono parecchie botte in questo momento. Ok, il flagello, dopo averlo colpito, senti qualche ossa, qualche ossa della sua gabbia toracica che fa un crack molto rumoroso. Lo ritiri indietro, ricarichi un altro colpo, fai roteare il flagello, vai. Gli ringhio contro, prima di provare a colpire la seconda volta. Vai. C'hai ragione, Step. Ora la metto. Ok, il secondo colpo, dopo aver caricato nuovamente il flagello, vai per schiantarlo contro di lui, ma a differenza del primo che lo ha trovato completamente impreparato, porta il peso dell'ascia sul braccio destro e schiva la catena del tuo flagello. Nuovamente il suo sguardo furente si volta verso di te. Ah, tocca ad Irina e Dismark. E proprio in quel momento Irina, nuovamente con il suo stocco, cercando di sfruttare questo momento di distrazione. Perché non funziona la macro? Niente, non glielo fa fare, lo facciamo così. E nuovamente Irina sfrutta questo momento per provare a colpirlo, ma lui mette il braccio rosso davanti a sé, la punta dello stocco si piega, guarda Irina. Perché resisti? Dopodiché Ismark, con le sue due spade, prova a colpirlo. Il primo colpo va a segno. Ma sta cosa ha rotto che non funziona la macro. Ok. Il secondo colpo, invece, viene bloccato. Il primo colpo lo ferisce di striscio. Ride. Nel frattempo, alle sue spalle arriva qualcuno. Diran, sei il primo ad arrivare. Vedi questa scena. Izek sta combattendo contro tutti e tre. Vedo Izek che porta indietro la sua ascia. Probabilmente vorrà caricare un altro colpo. E a quel punto mi concentro. Chiudo gli occhi. Ae Atadon Ir. Questa volta la sua ascia diventa incandescente. Vorrei castare Hit Metal, Master. Ok, deve fare tiro salvezza? Allora, i danni se li prende comunque. Gli rifaccio. Dopodiché deve fare un tiro salvezza. Se non lo passa, è costretto a mollare l'arma. Se decide di non mollarla, ha svantaggio. No, deve mollarla. Ok, fagli fare il tiro salvezza. Le tue parole raggiungono la sua ascia che diventa rossa, rovente. Una smorfia di dolore. Il fumo esce dalla mano destra che sta tenendo in questo momento l'ascia. Si volta verso di te e vedi che nel momento in cui ti nota, stringe ancora di più l'ascia e gli compare un ghigno sulla faccia. Tocca a lui. Ok. Tocca a lui. Ti guarda e dice: ancora insetti? Vedo che siete in tanti. Allora diamo inizio al divertimento. Inizia a respirare affannosamente. Questo strano alone nero che vedevi, Tauriel, inizia a diventare ancora più presente, ancora più consistente. Poi sì. Alle sue spalle compare quest'ombra nera e guardando Diran Zit.
Ti riconosco. Mi hai fatto pregustare dei giovani bambini. Adesso mi delizierò con le vostre carni. Dopodiché Izek alza il braccio, caricando nuovamente la sua ascia, ma questa volta con una sola mano, e prova a colpire Ismark. Ma Ismark riesce a deflettere il colpo con la sua spada corta. L'attacco va a vuoto. Nazara, arrivi anche tu e trovi qualcosa che non ti aspettavi. Alle spalle di Izek vedi questa creatura che sembra essere completamente costituita di ombra, se non per una specie di maschera d'osso che si trova sul volto e gli occhi rossi. Ok, vorrei attivare la forma stellata. Ok. Quella del calice. Ok. Immagino di vedere sia Ismark sia Tauriel provati. Ismark ha una bella ferita all'altezza della spalla. Tauriel in qualche modo sembra ancora, ha il respiro accelerato, ma sembra ancora in forma. Ok, mi muovo verso Ismark. Sì. E... allora lì non ci entri perché c'è il muro. Ah, c'è il muro, ok. Puoi arrivare qui, qui al massimo, e anzi qui, perché lì non c'è un quadretto disponibile. A fianco a lui. Se è da mischia, puoi solo arrivare accanto a lui. Allora, intanto rimango qua allora. Ok. Rapidi ragazzi a fare i turni, sennò vi faccio perdere l'azione. Un momentino, guardo il range di questo. Sarebbe... vorrei fare Moonbeam. Però non riesco a vedere quanto grande è l'area. Basta trascinarla, giusto? Allora, dovrebbe esserci il token per la spell addirittura nella... Ok. Basta trascinarla. Nell'incantesimo, sì, okay. Quella è. Così. Piazzarlo così. Ok. In modo che colpisca loro, ma non i miei compagni. Ok. Fai. Targettali. L'hai messo 10 volte forse. Aspetta, questo lo tolgo. Ok. Targettali entrambi. E tirami. Fagli fare il tiro salvezza. Sì. Forse se c'è il token sopra gli viene un po' difficile. Ah, lo faccio sul combat tracker. Ok. Ho imparato. Ok. Ok. D'un tratto le nubi sopra Vallaki sembrano formare un piccolo squarcio e nonostante sia ancora giorno, una luce azzurra e tenue inizia a cadere ad illuminare sia Izek che l'ombra che si trova alle sue spalle. Allora, l'ombra supera, Izek no. Ok, lancio i danni, chi supera di mezzo. Ok. Li lancio sulla chat. Sì, lanciali e sulla chat. Sì, sì, poi ci penso io. Ok, quindi Izek prende 9 danni. L'ombra ne prende la metà, quindi 4. Ok, lanci questo incantesimo, ti fermi poi. Passi? Sì. Damia, anche tu. Arrivi. Sei dietro Diran. Ok. Ok, mi sposto, Master. Mi metto qui. Anzi, faccio tutto il movimento. Mi porto qui. E dicendo, sei mio figlio di puttana. Estraggo la mia arma. E cerco di colpire l'ombra. Ok, allora intanto fammi un test di acrobazia. Assolutamente. In torre, Master.
No. Ok. Utilizzi il barile che si trova alle spalle di Diran. Sai che non ti farebbero passare facilmente. Salti Diran facendo una capriola mentre sei in aria. Sfrutti questa rotazione per darti lo slancio e arrivi alle spalle della creatura fatta d'ombra. Estrai la tua arma e dopo avergli detto, appunto, questa volta non mi sfuggi, gli dai un colpo. Con che cosa lo stai attaccando? Lo sto attaccando con la mia arma del patto. Ma l'ex Blade Cars ce l'hai su Izek. L'ho lanciato. No, ex su Izek e ex Blade Cars sulla creatura. La creatura non c'era prima. Allora è tutto su Izek. Ok. Comunque, quindi voglio comunque l'arma è incantata, credo. Vai, vai, vai. Sì, però non apri la cosa, capito? Vai. Ok. È targettato. No. Lo targhetto io. Ora sì. No. Ora sì. Vai. Tiro per colpire. Lanci questo assalto. La creatura però, esattamente come la sua composizione ti fa percepire, si apre il torso, la lama passa in mezzo e sembra ricucirsi. Auriel. Continuo a provare a colpire Izark. Ok. Primo. Che non ha tirato. Perché non glielo tira? Forse perché c'è... Perché c'è il Moonbeam. Te lo targhetto io. Fai direttamente il tiro per colpire, vai. Okay. Uno. E due. Ok. E qui io ti avrei voluto dire, aspetta, vediamo se è la seconda azione. Ma hai fatto doppio uno. Quindi è festa. In realtà triplo. Anche prima ho fatto uno. Non me le dire queste cose. Vabbè, anche lui coraggioso. Vedi che si lancia anche lui in questo assalto. Ma mentre tu stai per dare questo colpo, il tuo flagello sbatte contro il barile, perché non ti ricordi di averlo accanto. Il legno del barile si spacca e i detriti del barile ti arrivano sul volto. Il secondo colpo lo dai quasi alla cieca. Per tua fortuna però lui cerca di sfruttare questo tuo momento di completa cecità, ma anche lui in qualche modo viene distratto dai frammenti di legno e anche il suo colpo va a vuoto. È andata di lusso. Poi la creatura, vero. La creatura si sposta fuori dal cerchio, guarda Damia e sorridendo dice: mi ricordo di te. Anzi, mi ricordo di te. Non vedevo l'ora di vederti. Ti colpisce. Sei pronta? Le sue zanne, nel momento in cui si sollevano, si allungano prendendo consistenza. Poi il fendente. Un rivolo di sangue viene trasportato assieme alla velocità del suo colpo sul pavimento. Delle macchie di sangue, una striscia. La creatura ti guarda. Master. Dopodiché le sue dita. Dimmi. Elish Rebuke. Azione su Elish Rebuke. Vai. Su questo fine. Levati la spell slot e fai le cose che gli devi fare. Sì. Se riuscissi a targettarlo, so, manca mai. Lo stai già targettando. Lui è già targettato, eh. Sennò potete lanciare direttamente le cose sul combat trigger, come ha fatto poco fa Amelie. Ami.
lanciato Elish Rebuke, però non me lo conta al momento. Elish Rebuke. Ah sì, tiro salve. Vai. Ok. Lanci questa fiammata. Se lo supera, che succede? Se lo supera, la metà. Ok. La metà io do di 10. Nel momento in cui ti ha colpito dalla tua ferita, un urlo del fuoco si propaga, lo avvolge per un istante. Poi, così come lo ha avvolto improvvisamente, il fumo va a svanire. Non mi fai niente! Ok. Irina. Irina prova a colpire Izek. La luna. Ok. Izek sembra essere distratto ancora dall'esplosione del barile causata da Tauriel e riesce in qualche modo a trovare un'apertura nella sua difesa. Anche se il colpo sembra a malapena scalfirlo, la sua veste e parte della sua armatura vengono bucate. Poi, nuovamente, Ismark si lancia contro di lui. Il primo colpo viene bloccato rapidamente dall'ascia di Izek. Il secondo pure. Diran. Allora, come azione bonus stringo di nuovo il pugno e la sua e l'ascia riprende calore. Ok. Intanto si becca i danni. Dopodiché io faccio fare il tiro salvezza. Ma l'ha superata il tiro salvezza prima, È uguale, comunque concentrazione. Ok. Dopodiché faccio un passo indietro, dietro il barile. Mi metto come a prendere la mira. Okay. Prima di farlo, ho la visuale libera per Izek, visto che è molto grosso. Sì, ma gli fai metà danni se supera. No. I danni se li prende comunque. Il tiro salvezza è soltanto per non droppare l'arma. Ok. Quindi dicevi? Fidati, sali sul barile. Massi. Sì, sì, sì. Voglio. Esco la balestra e la punto su Izek. Su Izek, ok. Vai. Eccolo qua. Oh, è un critico. Ed è un critico. Dei sussurri dalla mia bocca. Psychic Blade. Ah, vero, tu c'hai pure il meme questo qua. Yes. Un colpo. 40 danni, scusate. Dalla balestra. Vorrei colpirlo dietro la nuca. Ok. Mentre prendi la mira, ti fai strada con lo sguardo tra i tuoi avversari. Poi trovi un momento propizio. Il quadrello parte, te lo faccio pure sentire questo quadrello che parte. Se ce l'ho. Non ce l'ho. Parte il quadrello, si conficca nella testa di Izek e questo cade a terra. Nazara. Rilasso i muscoli, lascio andare la concentrazione e lascia ritorna nuovamente del suo colore. Io recupero i miei 5 HP master. Perché lui muore, sì. Io sposto il fascio del Moonbeam in modo che prenda la creatura. Ok, dove lo porti? Vorrei spostarla verso me e Diran, così che se gli altri vogliono avvicinarsi non siano colpiti dal fascio e in modo tale che non colpisca Damia. Ok, così quindi. Esatto. Ti concentri, alzi una mano verso il cielo e il raggio lentamente inizia a spostarsi. Dammi a recuperare HP. Sì, sì, sì. Non so se deve subito tirare oppure no.
When a creature enters the spell's area for the first time on a turn or starts its turn there. Sì, deve fare il tiro salvezza. Ok, allora glielo faccio subito fare. No, è quando entra, ragazzi. Quando entra è quando inizia il turno. Vabbè, ma se lei la sposta non è come se entrasse. Appunto. Quindi fa il tiro salvezza. Ah, okay. Lo sì, supera. Sì, tiro anche i danni e ne prende mezzi. Ok. Nel momento in cui la colpisci, senti una strana sensazione. Sembra dolorante. Molto dolorante. Damia, hai di fronte a te questa creatura. Ok, nel momento in cui Izek muore, come se questo flusso ritornasse verso di me, uso la mia azione bonus per spostare X su... sull'ombra. Ok. La spell, intendo. E dopodiché, sputando un po' di sangue dopo che mi ha ferito, stringo la spada e provo a colpirlo un'altra volta. Ok. Niente. Il tuo colpo va a vuoto. Auriel, vedi Izek a terra con una freccia conficcata dietro la nuca, con un quadrello conficcato dietro la nuca. Sei mutata. Riprendo fiato vedendo cadere il bastardo. Ti faccio un cenno. Guardo Diran, faccio un accenno di sorriso e un cenno con il capo. Poi mi concentro sulla creatura. Uso azione bonus per arma magica. E provo, avvicinandomi, a colpire la creatura. Ti sei messa già il bonus dell'incantesimo? No. Lo metto io. Ok. Grazie. Uno. La colpisci. E due. Scusami. La colpisci. Due volte. Sì, col secondo uso lo smite. Quindi tiro prima i danni del primo. E poi ho messo sì. E poi i danni del secondo. Non so se. No, solo con i non morti forse vale. Lo fa da solo in caso. E infatti l'ho fatto. Ok. Dai questo colpo pesante alla creatura. La tua arma nuovamente irradia energia sacra. Poi dopo averla fatta roteare, la scagli con prepotenza su di lui e la creatura, dopo essere stata colpita, sembra iniziare a consumarsi dalla base per poi vederla consumare sempre di più fino ad arrivare all'altezza del volto. Solleva la testa in un'espressione di dolore, poi guardandoti dice: oh, maledizione, ma forse è tardi. E svanisce. Io direi che però ci fermiamo qua.
Forse è tardi, lo sentono tutti. Ma la chiudiamo così. Dopo aver sentito questa frase, in lontananza sentite il rintocco delle campane di Sant'Andral. Ma ci fermiamo qui per un nuovo intrigante episodio di La Maledizione di Strahd. Prossimo giovedì, non mancare. Lo sapevo che approfittavano della festa, lo sapevo. Ci spostiamo in talk. Lo sapevo. Bravi, però. Vi dirò un'altra cosa. Salite di livello. Bellissimo, ragazzi. Altro fallimento. Ma questo bardo che dà molte vibes da paladino. 40 danni, oh! Vabbè, bro. Ma questa cosa, scusami, tu la decidi prima o dopo che tiri? Come il paladino. Che porcata. E questo è il bardo dei sussurri? Sì. Che porcata. E meno male che era una pippa sto bardo. Xanatar, signori, Xanatar. Ha partorito solo roba sbroccata. Comunque. Ma comunque, cioè, ne vogliamo parlare della mia sfiga, più sei a colpire faccio 5. No. Al momento Krell sono livello 5, con questo qui arriveranno al livello 6. Dunque, ragazzi, sono stata più veloce di te. Brava, perché io devo gestire anche altre cose. Allora, innanzitutto chiedo ovviamente ai miei giocatori e poi anche alla chat se vi è piaciuta questa sessione. È stata troppo veloce, Master, non puoi. Troppa veloce, 12:20 sono, troppo, ragazzi. È finita troppo in fretta. Tra l'altro abbiamo giocato due volte quasi consecutive, perché voglio dire, giovedì, martedì. Qui ci abituiamo male, Che vi posso dire io, ragazzi? Molto, bello, mi è piaciuto. Bella. Molto bella, sessione molto bella, intensa, e a parte la sfiga con i dadi, però va bene. Beh, pensate, avete... Vai, vai. No, beh, questa cosa che lui ha detto, questa cosa la chiesa che prende fuoco mentre noi facciamo il culo a lui, al pelato, no. Non è valido. Magari c'è un matrimonio, un funerale. Maledetti. Si chiamano, suonano per quello. Mica per forza perché va a fuoco. Fatti. E credo che noi tra l'altro siamo dall'altro lato completo della città. Cioè, quindi c'è anche correndo a perdifiato quanto sperdiamo? Un quarto d'ora per arrivarci. Anche correndo. Quanto è prevedibile? Guarda, se è stato il borgo mostro in qualche modo, quanto è prevedibile? Cioè, proprio zero originalità. Maledetto. Il giorno del dio del sole. Bravo. Sto tizio con la tigre, se non ricordo male, l'ha visto Nazar o addirittura Auriel? Sì. Ok, Nazar l'ha visto. Di notte, dopo aver parlato con Vasily. Allora, esatto. Rispondo anche alla chat. Ho letto il combattimento era sbilanciato. Ragazzi, non è che era sbilanciato. Dovete capire una cosa. E dovete seguire consigli da Dungeon Master, che sarà dopo domani, dove potrete fare tutte queste domande e io vi darò una risposta. Per questa domanda però la risposta te la do adesso. Dovete capire una cosa, ragazzi, i combattimenti in Dungeons & Dragons non devono necessariamente essere fatti per ammazzare personaggi, né tantomeno devono essere al limite dell'impossibile arduo mortale. I combattimenti servono anche per sfiancare i personaggi. Loro in questo combattimento hanno usato un manicomio di risorse, mana pool e health pool dell'imposizione delle mani, più quasi tutti gli spell slot Auriel, Saphir quasi tutti gli spell slot, Sed ha usato diversi spell slot, Amelie ha usato diversi spell slot, quindi gli combattimenti non devono necessariamente essere puntati per essere un siete full tutto, facciamo il combattimento mortale, non funziona così Dungeons & Dragons. Perché se arrivate da un Lich full risorse e ve lo trovate davanti, lo massacrate a livello 8. Quindi non funziona così, anche se è un GS 23, 21 quello che è. Quindi dovete sempre considerare che i personaggi devono essere spremuti prima di giungere al combattimento clou.
E anche quello è esperienza, perché preservare delle risorse in funzione di un possibile scontro difficile dopo dà più possibilità di successo. Quindi vedremo. Chi dice che noi andiamo a riposare? E poi chi lo dice che noi andiamo a riposare dopo questa fight? Infatti, ma poi chi dice che vi farò riposare dopo questa fight? E appunto, appunto, quindi c'è una logica anche di economia degli spell slot, cioè già se un bardo a livello 5 adesso che diventerà 6 ti usa due slot da secondo, uno slot da primo, una bardic, ha investito veramente tanto, non è poco. Esatto. Io ho solo uno smite, lei ha soltanto uno spell slot, ragazzi, voi dovete considerare questo. Ma tu non hai preso spell slot da secondo, Julie? Sì, due. Uno mi è servito per arma magica e con l'altro ho fatto il la protezione. Inutile dirvi. Il primo Inutile dirvi per precisare che questo livello nuovo che avete vi darà degli slot magari in più, ma che non li avete al momento. Ovviamente. Vi servirà al riposo. Normale. Mm-hmm. Sì, possiamo riposare in chiesa eternamente tra le fiamme. Oh, sì. Come la fai pessimista. Guarda, non mi fare parlare, Nazara. Avrete modo di vedere prossimo martedì. Quindi ripeto. Vai, dimmi, Safir. È venuta in mente una cosa cattivissima, che secondo me il borgomastro lo fa apposta, una volta all'anno organizza un evento per decimare la popolazione di Vallaghi. Ma teoricamente non è morto nessuno, ragazzi, ad ora. Tranne Izek non è morto nessuno, perché in città non è morto nessuno. Però c'era una cosa, ragazzi, se io mi sto chiedendo, cioè se noi seguivamo la tigre senza vedere Izek, Irina, cioè, è come si chiama che fa? Se la coglievano, ragazzi, per forza, però salvavamo la chiesa, meglio salvare Irina, scusate, sembra troppo importante. Guarda, magari sarebbe morto Izek, madonna mia, il fratello di Irina, fidati che non sarebbe morta. Peggio, molto peggio. Irina ha destino molto peggiore. Non so in che modo, ma destino molto peggiore. Supposizioni. Comunque, ne approfitto per dare informazioni a tutti quelli che ci stanno seguendo e chi vedrà questo video giovedì, visto che c'è, a quanto ho capito, gente che non utilizza i social e vi appoggio. Tranne per me. Quindi fatevi i social. E dicevo, la scaletta sarà la seguente: oggi c'è stato Strad, giovedì ci sarà il primo episodio di Consigli da Dungeon Master, un format che voglio provare a portare quando ci sarà modo, così come il Vectical Mortem, e dove il giorno stesso, il giorno prima, su Instagram sempre posterò una storia dove potrete mettere delle domande. Le domande che verranno proposte da più persone saranno oggetto del talk, quindi poi parleremo e magari vi dirò, per quella che può essere la mia esperienza, come affronto determinate situazioni, oppure potremmo provare a creare la base per qualche cosa che potrebbe non esservi chiara o per la quale vi possono servire consigli. Come dice appunto il titolo, sono consigli sulla base della mia esperienza, per quanto può servire. E poi spero, e mi fa piacere fare questo format nuovo, perché così come dal Vectical Mortem ne esco sempre arricchito, perché anche conoscendo, venendo a conoscenza delle vostre idee ed esperienze, anche io imparo qualcosa, e quindi è una cosa che a me piace molto. Quindi gli appuntamenti rimangono questi: giovedì il primo episodio di questo nuovo format, martedì torniamo con Carso Strad, giovedì c'è la seconda puntata di quel format lì, e martedì torniamo con Carso Strad, quindi questo Carso Strad è a pioggia ogni martedì, e poi eccezionalmente per questo fantastico mese di 28 giorni ci saranno doppia live giovedì e venerdì dell'ultima settimana di febbraio con Cthulhu Icarus, che è una cosa che non credo di aver mai visto, perlomeno qua da noi in Twitch Italia, forse magari qualcuno che lo ha portato. Mai visto portato. E ci sarà una cosa particolare, ragazzi. Vedrete.
Mi arlato Depp, se tutto va bene prossimo mese, Pat Mauser. Comunque, dico, chiedo ai miei giocatori se vogliono aggiungere qualche altra cosa, se no andiamo a chiudere. Iscrivetevi a YouTube. Andrà tutto bene. E andrà tutto bene, sempre. L'unica cosa che vorrei aggiungere, mi è sembrato strano, mi è sembrato con un tempismo un po' strano questa tigre che è arrivata proprio in questo momento, in quel momento. Vai, Amidi, ti ho interrotto. Vasili è dietro di voi. Praticamente è dietro di voi. Adesso avrà più paura ancora di me. Ragazzi, io mi fido meno di quello lì che del capitano. Cioè, proprio pace all'anima sua. Però completamente, cioè, proprio... Ma chi si... Che vuole questo? Ogni volta mille domande, no, perché quindi questo, quello, quell'altro. Ma trova da un giocattolaio sospetto. O ci sta provando spudoratamente e male, oltretutto. Ogni personaggio ha il suo carattere, non ho capito. Io non so di cosa sia... Non lo so, di chi è spia? Non di Strad. Ma non è... Secondo me non è una spia, è solo un borioso idiota. Tu sei un borioso idiota, Tiran. Non è vero per niente. Che... A me il fascino di Vasili a me mi ha colpito. Il fascino? Sicuramente non a Damia. Il fascino di Vasili a me mi ha colpito. Sicuramente non a Damia, perché non è il suo tipo. Però ha quei modi gentili di approcciarsi, elegante. Un po' impacciatello. Un po' impacciatello. Sì, è carino. A me vabbè, è una persona normale, nel senso non è un avventuriero, quindi che cazzo... Così puoi aspettare che se ne esce con discorsi assurdi. Vede una situazione di merda e dice ok ragazzi, è stato bello. Troppe domande, non mi fido. Comunque. Io però l'unica cosa che volevo aggiungere è che secondo me tipo c'erano tipo delle scelte diverse. E che dire, penso che il borgomastro sia assolutamente pazzo e... plausibile, competente fuori testa, e mi auguro che la prossima volta la chiesa sia salva. Matrimonio. Tu Amelie cosa stavi dicendo? Non penso. No, dicevo a Giulia che quando si conoscono le persone di solito si fanno domande. Poverino. No, riascolta tutte le domande che ha fatto. Anche il e quindi oltre a questa festa che impegni pensavate di avere? Sì, ma capisci, tu no, non devi per forza rispondergli. Vogliamo parlare del fatto che no, Tauriel, troppo paranoica, ma ti pare che attaccano ora la chiesa? La paranoia è giusta, ma fino a un certo punto. Io mi affiderei stavolta. Beh. Ti sei quasi fatta ammazzare mandandolo a borgomastro, quindi possiamo parlare. Ah, vabbè. Bene. Ma quello non c'entra, cioè è una cosa diversa. Quello è un ho un carattere di spazio, mi butto. Questo è un forse avere la paranoia è giusto perché stanno dando fuoco alla chiesa e potevamo essere lì. Stanno solo suonando le campane, non c'è il fumo in cielo. Certo. Questo è anche vero. Magari certo. Il master che narrativamente ci mette questa cosa e poi stanno tutti certo. Benissimo, Io comunque perché del no. Tipo non mi fido per niente. Va troppo bene. Troppo carino per essere a Barovia, troppo tenerello, non lo so. Sai quando potresti avere non la tua risposta? Il prossimo martedì, forse. Il prossimo martedì avremmo la nostra risposta. Il prossimo martedì. Comunque. E comunque ci vuole qualcuno che cazzi Tauriel perché si sta comportando male. Vero. Verissimo. Concordo. Va bene. Signori, dichiaro ufficialmente sciolta la seduta di questa sera di Carso Strad. Guardatelo che è bello, lui che sorride sul suo trono e le candele che si muovono. Torneremo martedì con un nuovo episodio di Carso Strad, noi e i ragazzi, e giovedì ci vediamo con il nuovo format. Quindi io direi buonanotte, adesso gli farò fare il level up molto rapidamente e andremo a nanna.
Buonanotte a tutti, ragazzi. Buonanotte. Diffidate dei pelati. Dei pomodori. Ma in scatola o... Esatto, dei pomodori. Ciao a tutti, ragazzi. Buonanotte.